di una Monsummano che ha ottenuto con 3 giornate in anticipo il suo risultato stagionale, ma è anche questo risultato il contempo di una stagione veramente che ha dato tantissime emozioni di qualunque tipo. Indubbiamente, per prima cosa fammi rivolgere un pensiero doveroso, una dedica, questa salvezza a Gianluca Tardelli, a tutta la famiglia Tardelli, al presidente Giampiero, alla Lorena, alla moglie, alle bimbe, e mi sembra doveroso. E poi a tutti noi, tutti quelli che stanno dietro la pallacanestro Monsummano con passione, con serietà, che gli vogliono bene. E in questi mesi sono stati duri, ne abbiamo vissuti tutti i colori, però siamo sempre stati uniti, ci abbiamo sempre creduto e è successo un piccolo miracolo sportivo, perché salvarsi a 3 giornate dalla fine, il 22 di dicembre, dopo aver perso in casa lo scontro diretto con Torino, ultimi da soli in classifica, tante persone, lasciami levare qualche sassolino, sorridevano, tante battutine, tante cose, e invece c'è stato il cambio di panchina, non ci siamo persi d'animo, abbiamo i ragazzi e Andrea hanno compiuto un capolavoro, c'è poco da dire. E siamo felicissimi per questa cosa e basta, ce la godiamo noi che vogliamo bene a Pallacanestro Monsummano. E ora il prossimo obiettivo sono i playoff? Ma ora sai bene quanto io sia scaramantico, mi sfidi, io direi a questo punto è molto difficile vista l'attuale classifica, è anche vero che nulla vieta di provarci, abbiamo 3 partite difficili, 2 scontri diretti da giocare, andremo a Torino molto tranquilli, spesso giocare in quello stato d'animo conviene, credo che tutto passi da quella partita, vinciamo a Torino e poi ne riparliamo. Grazie.